Buongiorno a tutti, grazie, grazie a Enzo, grazie a Alberto, insomma, per avermi dato me, qualità di sindaco di Riano, luogo diciamo, per fortuna, nel senso adesso che cominciamo a ricordarlo, ancora dimenticato, però diciamo, nella tristezza di quell'avvenimento che oggi ricordiamo, il luogo del ritrovamento del cadavere di Giacomo Matteotti. Spesso dico è stato anche dimenticato per quei motivi che dicevamo prima, perché le amministrazioni che sono succedute anche nel corso degli anni del territorio ariano non hanno mai dato una grande importanza, una valenza all'idea di Giacomo Matteotti, e quindi quel luogo è diventato anche un po' una dimenticanza, cosa che noi come istituzione non possiamo permettere che accada mai più. Ed è per questo, lo diceva prima Alberto, che noi, io sono al secondo anno che intervengo qui come sindaco, sono stato eletto nel 2021, abbiamo subito iniziato un'attività amministrativa e politica per ricordare quel luogo, per rilanciare il luogo dove oggi insiste il monumento sulla via Flaminia, che però ha necessità e bisogno di essere adeguato alla figura dello statista che oggi ricordiamo, perché il monumento eletto nel 76 poi diciamo, è stato diciamo, un po' abbandonato, diciamo, sono i partiti se ne sono principalmente occupati. Ecco, io credo che questo sia importante, mi spiace questo purtroppo che le istituzioni che hanno manifestato l'impegno, sia la Regione Lazio, sia Città Metropolitana, sia il Comune di Roma, Senato e Camera, non ci siano in questo momento, perché il grido di aiuto che noi facciamo, io faccio come sindaco o amministrazione comunale, è quello di aiutarci a rendere quell'area un'area importante. Tra l'altro oggi pomeriggio, diceva prima Enzo, noi alle 4:30 ci vedremo in sala consigliare, proseguirà diciamo, questa giornata, per chi vorrà, io invito tutti a essere presenti. Ci sarà questa iniziativa in sala consigliare con molti dei presenti, e in cui parleremo, ci confronteremo sull'eredità di Giacomo Matteotti, e poi premieremo gli studenti delle scuole medie, diciamo, della scuola secondaria di primo grado, che quest'anno diciamo, hanno il premio scolastico raggiunto, la 20ª edizione, e quindi premieremo gli studenti che hanno fatto l'elaborato, e per la prima volta quest'anno premieremo anche la vincitrice della borsa di studio che il Comune di Riano insieme alla Facoltà d'Architettura della Sapienza ha attivato per riprogettare e riqualificare quell'area. Quindi adesso abbiamo il progetto, dobbiamo trovare le risorse per far sì che nel 2024, anno del 100° anniversario, anche quel monumento sia idoneo e sia all'altezza della memoria di Giacomo Matteotti. Quindi io vi aspetto e vi invito oggi pomeriggio, ma io qui diciamo, sono anche in un'altra veste, oltre a quella di essere sindaco del comune di Riano, sono anche, diciamo, in rappresentanza della Lega delle Autonomie, di ALI, l'associazione che Giacomo Matteotti ha fondato nel 1916 insieme al sindaco di Milano Caldara, la Lega dei Comuni Socialisti. Una tradizione che continua, la Lega dei Comuni Socialisti, oggi ALI, Autonomie Locali Italiane. Io in rappresentanza, sono anche il presidente dell'articolazione regionale del Lazio, anche in rappresentanza del presidente Matteo Ricci, ho portato oggi un saluto, porto il saluto insomma, anche dell'associazione di ALI e di Comuni. Ecco, io su questo insomma credo che a noi amministrazioni, noi istituzioni, spetti questo grande compito di tramandare la memoria e l'insegnamento di Giacomo Matteotti. Noi l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo nelle scuole del nostro istituto comprensivo, che dal 30 maggio di quest'anno si chiama Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti. Bravo! Perché come diceva prima la vicepresidente Ascani, abbiamo strade, abbiamo piazze, ma pochissime scuole che si chiamano Giacomo Matteotti. Ecco, la scuola di Riano, con un processo diciamo, abbastanza lungo, è arrivata ad essere intitolata a Giacomo Matteotti. E questo è veramente stata una grande emozione
quella giornata, perché si è vista la spinta di una comunità che si riconosce in quei valori e soprattutto, diciamo, tramanda agli studenti delle scuole del nostro territorio quelle grandi idee di libertà, quelle grandi idee di rigore morale che Matteotti ci ha lasciato. Grazie a tutti.